nella periferia romana, no? La periferia romana che egli poi descrive nelle sue poesie delle scene di Gramsci, della religione del mio tempo, del lusignolo della Chiesa Cattolica, sto citando tutta una serie di raccolte poetiche di Pasolini, anche in poesie in forma di rosa, e quella comunità che egli poi magari, ecco, nel momento in cui si accorge che questa umanità, questa comunità in realtà è soltanto utopistica, è soltanto, diciamo, frutto della sua visione utopistica, egli, come dire, in qualche modo mette da parte, no, questa ricerca nella periferia romana e va alla ricerca della stessa comunità conciliata con la natura, conciliata nel mondo del mito classico, Edipo, Medea, e poi non trovandola neanche lì, perché lì in realtà invece di trovare questa umanità conciliata con la natura e in se stessa, no? Egli trova le radici, no? Della moderna società capitalistica, no? La moderna società capitalistica è basata sul dominio dell'uomo sulla natura, sul dominio dell'uomo sull'uomo. E allora, messa da parte, diciamo, questa ricerca nel mondo classico, egli, no, va alla ricerca della stessa comunità nella trilogia della vita, Decameron, Il fiore del Nilo, una notte, I racconti di Dante Alighieri, non trovandola neanche lì, perché quello lì, insomma, egli si accorge che è soltanto la sua, come dire, ricerca utopistica, e allora abbiamo Salò è praticamente la fine dell'utopia, no? E la fine dell'utopia praticamente coincide con la profezia di un mondo completamente omologato dal neocapitalismo consumistico, dal neocapitalismo che riduce tutti gli uomini a consumatori indefessi, consumatori seriali. Salò rappresenta proprio la morte, quella morte che era già presente in tutti i suoi precedenti film, ma che proprio in Salò celebra il suo trionfo. Se noi riandiamo, diciamo, col pensiero a come ancora nella trilogia della vita egli trattava il sesso, no? Come elemento di liberazione, come elemento di gioia, no? Invece in Salò che cosa diventa il sesso? Strumento di dominio, strumento di morte. Ecco, questo, diciamo, scusa adesso ho fatto lunga, ma insomma penso di aver sintetizzato, no, sia il fondamento della cinematografia di Pasolini, l'ispirazione religiosa, ma anche poi, diciamo, la fine, l'esito tremendo, atroce, che poi questo esito tremendo e atroce in qualche modo accenna, no, e anticipa la sua morte tremenda e atroce. Grazie, professor Servito. Io, prima di dare la parola a voi, volevo fare una sottolineatura. Lei ha opportunamente sottolineato la grande attenzione di Pasolini al fenomeno religioso, ma anche come grande attenzione a un fenomeno di massa, perché le grandi masse hanno sempre avuto, e sono quelle a cui lui si è sempre riferito, hanno sempre avuto un profondo senso religioso. Ma è bello quello che lei ha messo nel filmato che abbiamo visto, nell'esergo del piccolissimo frammento La Ricotta, dove c'è la voce proprio sua, di Pasolini, che legge quel brano in cui dice probabilmente questo mio piccolo frammento, questo mio piccolo film sarà accolto come dissacrante, qualcosa che sicuramente è avvenuto naturalmente, ma io vi dico che, e lo dice con la sua voce, leggendo un proclama, no? Diciamo,
visto prima del film, la storia, diciamo, della passione di Cristo, che peraltro è la storia più raccontata in tutto il mondo, in tutte le forme di letteratura, sia per immagini che per pagina scritta che per rappresentazione teatrale, la più raccontata del mondo, perché è una storia straordinaria e lui ne fa un tributo, che poi erano le prove generali, perché poi nel Vangelo secondo Matteo è addirittura gli dedica un intero film. Quindi mi sembra molto opportuna questa sottolineatura del profondo rispetto, che non significa essere invece religiosi nel senso classico del termine, perché sappiamo sicuramente che più volte lui si è professato ateo, ma questo non significa naturalmente non avere grandissimo rispetto per la storia e per il sentimento religioso, che invece era totale, tant'è vero che poi diciamo tutte le vicissitudini che lui ha avuto poi eccetera con la religione, però ne è sempre uscito trionfatore, perché il suo rispetto è totale per le sue opere, no? Se noi pensiamo al significato etimologico della parola religio, religio significa relazione, significa comunicazione, no? Tra due soggetti o più soggetti, addirittura può essere estesa, diciamo, questa relazione a tutto un popolo o a tutta l'umanità, va bene? Questo è l'autentico significato di religione. Cioè, tanto per fare, diciamo, un paragone con un altro autore, che non è un cineasta, non è un poeta, ma è un filosofo, viene considerato almeno un grande filosofo, Kierkegaard, ed è, come dire, considerato anche nella storia della filosofia, nei manuali di filosofia, come, no, un filosofo religioso, no? Un filosofo che concentra tutto il suo pensiero sulla religione, soprattutto sul rapporto tra l'uomo, il singolo e Dio. Va bene? Ecco, in realtà la religione di Kierkegaard è una religione di carattere privato. In Kierkegaard l'uomo religioso è un uomo isolato, un individualista, uno che si chiude nella propria stanza, uno che non vuol saperne alcunché degli altri. Quindi è, come dire, una concezione della religiosa profondamente irreligiosa, perché appunto non prevede la relazione. L'unica relazione che prevede è quella tra l'uomo e Dio, ma è una relazione paradossale. È una relazione che poi Kierkegaard esprime, diciamo, nel mito, no? Nel racconto di Abramo, no? Abramo che viene comandato dal Signore di uccidere il figlio. Beh, ma questo è veramente qualcosa che non ha niente a che vedere col significato autentico di religione presente in tutte le religioni, sia quelle, diciamo, pre-cristiane, sia nella religione cristiana. Perché il vero autentico significato di religione è quello di vivere in relazione con gli altri, la presenza del sacro, e c'è un altro elemento importantissimo, vale a dire la cura nei confronti degli altri. L'aver cura nei confronti dell'altro e il prendersi cura poi, come dire, del mondo, di tutto ciò che ci circonda. Cioè, in questo senso c'è un altro filosofo con cui Pasolini sarebbe andato d'accordo, vale a dire Martin Heidegger. Ma il Martin Heidegger della prima opera, della prima grande opera di Heidegger, vale a dire Essere e Tempo, non il secondo Heidegger, il primo Heidegger, quello che praticamente mette in valore, no, e concentra tutto il suo pensiero sulla cura intesa come senso dell'essere dell'esserci. Scusate, questa è terminologia heideggeriana, ma che per te questa cosa così astrusa? Vuol dire soltanto essenza, no, dell'esistenza dell'uomo. L'essenza dell'esistenza dell'uomo coincide con la cura, con prendersi cura di ciò che ti circonda e quindi del mondo stesso, dell'ambiente,
e l'aver cura degli altri, perché solo in questo modo poi hai cura di te stesso, ti prendi cura di te stesso, delle tue fragilità, delle tue proprie fragilità e del fatto che appunto la, come dire, l'essenza, diciamo, più autentica, più profonda dell'uomo è il fatto, è, coincide con il fatto che l'uomo è esposto al nulla, l'uomo essere esposto al nulla appunto della morte. Benvenzio, in effetti Pasolini è prima di tutto un pensatore ed un amante del sapere, quindi etimologicamente un filosofo, non c'è dubbio. Allora voglio passare la parola a un altro filosofo, che è il mio Fulco, il nostro socio, attore, ma anche grande studioso. Scusate, siamo in pochi, meritava più persone la serata. Comunque, potremmo... Ma noi registriamo e daremo a tutti. Considerare il vissuto di Pasolini. Pasolini praticamente si è formato nei primi 30 anni, quando non era ancora a Roma. Aveva 29 anni quando è venuto a Roma. Dopodiché la sua vita, i suoi 24 anni di Roma, sono stati degli anni frenetici. Come ha fatto quest'uomo a diventare questo mostro di dottrina, questo mostro di sapienza? Perché lui poi non si risparmiava, partecipava a conferenze, partecipava a dibattiti, dove si incazzava pure. Quindi come ha fatto quest'uomo a fare tutte queste cose? E ricorderò sempre il giorno in cui lui è morto, mi ricordo sempre dove stavo, alle Torri Gemelle, alla morte di Marilyn, mi ricordo esattamente dove io ero in quei momenti. Quindi quando lui è morto, visto che si parla di morte, io l'ho vissuto come la morte di mio fratello. E a questo punto, come ha fatto a diventare così colto Pasolini? È la domanda a lei, nel tema del cinema di stasera. Dove prendeva le sue colonne sonore classiche, visto che comunque lui aveva pure avuto qualche dissidio con Morricone, che poi è stato poi guarito, tant'è vero che Morricone poi la sua ultima musica l'ha dedicata a Dio, a Pasolini, l'ha chiamato ex post. A questo punto, ecco, come faceva questo uomo a prendere musica dai classici e come lui si ispirava, che ne so, a Bach forse, tante musiche che abbiamo sentite e che bisognerebbe risentire. Quindi se lei ci dicesse qualche cosa a riguardo, e in particolare poi lui era anche una persona che scriveva per le canzoni, quella bella canzone poi cantata, fatta, musicata da Modugno, penso al folle amore, si chiama Le Nuvole, una cosa del genere. Esatto, però poi a lei, alla fine, oltre al fatto di dirci qualcosa sulla musica di questi film, le faccio però una domanda, le propongo un tema, il rapporto con il PC. Scusi, perché io personalmente sono stato preso in un discorso con un certo personaggio molto importante nel giornalismo, al quale io chiedevo se lui mi dava una risposta delle sue posizioni nella stampa. Lui non ha saputo dire perché era di quella parte. E io gli ho detto: la spiegazione lei non me la può dare, però me l'ha dato Pasolini nella lettera al PC, quando ha detto che i proletari erano i poliziotti e quelli che stavano lì erano tutti figli di papà, compreso te. Mi stava menando, mi stava percuotendo, sono dovuto andare via. Comunque, ecco, grazie per il suo intervento, mi dia qualche risposta, ci spieghi la sua musica, come era ispirata e come si ispirava a questi classici, e poi ci parli un pochettino del suo rapporto con il PC, visto che vedo lì Berlinguer
al suo funerale. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, come faceva Pasolini a essere così corto, così, studiamo, no? Io non lo so, non so come rispondere, perché, come dire, una persona normale, no, non poteva leggere tutto quello che Pasolini ha letto, ha imparato, non poteva, diciamo, acquisire tutte quelle conoscenze che poi gli permettevano, no, di discutere, di dibattere, stando su un piano di perfetta parità con personaggi, che non so, come Roland Barthes, Umberto Eco, no, e tanti altri di grandissima levatura intellettuale, ma specialisti nel loro campo. E beh, discutevano con Pasolini, no? Ma non lo prendevano, come dire, come un ultimo arrivato, ecco, un parvenu, assolutamente, perché chiaramente prendevano in esame, anche quando non erano d'accordo, le posizioni di Pasolini come posizioni molto serie, va bene? Posso dire solo un esempio che abbiamo appena visto, tra l'altro, nel suo pregevole film. Uno dei mostri sacri del cinema mondiale, che era Orson Welles, incontra Pasolini alla Mostra di Venezia. Esatto. Ne è assolutamente affascinato, discutono ore e ore e ore, forse non so, una notte intera, e alla fine Orson Welles ha talmente considerazione di Pasolini, che era alle primissime armi, ricordiamolo, sì, no? Nel campo del cinema, era il secondo film, portato a Venezia, che gli dice: io devo fare qualcosa con te, e lui si fa fare il suo alter ego, il regista della ricotta. Sì, Orson Welles, il diciamo quello che veniva da Citizen Kane, da Quarto Potere, affascinato, stregato dalla sapienza di Pasolini, viene in Italia e fa il regista della ricotta. Meraviglioso. Tenete presente che poi questi due eventi, vale a dire la conoscenza con Pasolini, no? È del settembre 1962, e l'altro evento, vale a dire l'inizio della lavorazione della ricotta, è del mese successivo, cioè ottobre 1962, anche se la ricotta appare nei cinema, nelle sale cinematografiche nel 63, e viene immediatamente sequestrato, va bene? Quindi è chiaro che c'è stato quasi una sorta di innamoramento da parte di Orson Welles nei confronti di Pasolini. Va bene, tanto è vero che gli fa appunto da alter ego nella ricotta, e se vi ricordate non soltanto l'ultima scena, no? Ma anche le prime scene. Nella prima scena Orson Welles legge dei versi di Pasolini tratti appunto da una poesia in forma di rosa. Va bene, io sono una forza del passato. No? E comincia a citare quei versi in cui si parla delle cattedrali romaniche, cattedrali gotiche, eccetera, eccetera. È una cosa veramente stupefacente. Quindi questo sta a dimostrare quello che dicevo prima. Cioè, è anche un regista navigato, famosissimo, come Orson Welles, no? Nel momento in cui incontra Pasolini, che ha le prime armi, va bene, non soltanto viene affascinato, no, da Pasolini come uomo, come intellettuale, come poeta, eccetera, ma anche come regista, perché quando vede, appunto, assiste alla proiezione di Mamma Roma, Orson Welles è veramente, come dire, è quasi abbacinato. Dice: ma veramente questo è qualcosa di straordinario, qualcosa di innovativo, qualcosa che io non ci sarei arrivato. Pasolini ci è arrivato. E quindi è chiaro che c'è, diciamo, questa stima, questa profonda considerazione da parte degli altri intellettuali nei confronti di Pasolini. Ora, io a quella domanda però non saprei rispondere, però l'unica risposta possibile che posso dare è: Pasolini è un genio, e quindi ai geni certe cose sono permesse che invece alle persone normali non sono permesse. No, questa è l'unica risposta possibile. Sul rapporto col PC, ecco. Anzi, no, aspetti, prima c'era un'altra domanda che riguardava le musiche. Ma è chiaro, Pasolini, fin dall'infanzia e poi soprattutto negli anni in cui è costretto a rifugiarsi a Casarza, no, egli coltiva la musica classica, no? Era una delle sue passioni, l'altra era la pittura, delle sue passioni giovanili. Noi non lo sappiamo, ma insomma, Pasolini, no, la prima passione era quella della pittura.
perché egli voleva diventare effettivamente un artista, un pittore, no? E anche un critico d'arte, perché studiava con Roberto Longhi. E poi l'altra passione era quella della musica classica, che egli oltretutto rafforza questa passione nell'incontro con una violinista slovena, Pina Kalk, con la quale ebbe un rapporto fecondissimo, un rapporto d'amicizia fecondissimo, perché oltretutto Pina Kalk gli insegnò i rudimenti proprio dell'esecuzione del violino, e quindi da questo rapporto egli, che già aveva una passione per la musica, no? Rafforza questa passione e oltretutto approfondisce questa passione nello studio dei grandi del passato, a partire da Bach. E poi ovviamente questo studio, no, lui non è che se lo scorda, nel senso che poi no, lo mette a frutto nei film, va bene? A partire da Cattone, insomma, la passione secondo Matteo, che noi sentiamo, diciamo, che appunto sottolinea, accompagna tutte le scene più importanti, no, di Accattone, e poi la ritroveremo anche nel Vangelo secondo Matteo. Insomma, questo sta a significare, ma non soltanto Bach, anche Vivaldi, no, che lui utilizza e saccheggia per Mamma Roma, Mozart e tanti altri. Va bene? E questo ci sta a far capire, insomma, che per Pasolini l'arte non era soltanto, come dire, o la pittura, o il cinema, o la poesia. L'arte era qualcosa di unitario, insomma. Cioè pittura, cinema, poesia, romanzo, eccetera, sono soltanto aspetti, no? Come dire, frammenti, segmenti dell'arte, che è da considerare in senso... Oh, adesso veniamo però, perché altrimenti poi mi dilungo troppo, al rapporto col PC. È chiaro che questo rapporto, no, è un rapporto tormentato, un rapporto dialettico. Dobbiamo considerare che la vicinanza al PC, no, non tutti lo sanno, ma chi è stato in qualche modo ad avvicinarlo al PC? È stato il fratello, Guido Alberto, che... Guarda caso, come dire, i paradossi della storia. Guido Alberto, il 12 febbraio del 1945, viene ammazzato, 12 febbraio, non 7 febbraio, 12 febbraio, perché il 7 febbraio c'è il massacro di Porzus, al quale Guido Alberto sfugge, tant'è vero che si rifugia presso, no, dei suoi amici, ma poi viene inseguito, viene raggiunto, no? E viene ucciso il 12 febbraio, quindi è l'ultima vittima del massacro di Porzus. Massacro compiuto da comunisti. Da comunisti. Vabbè. Ma ovviamente, nel momento in cui poi ci sarà un'indagine su questo massacro, la Federazione di Udine prenderà le distanze da quelli che hanno compiuto il massacro, ci sarà, diciamo, una vicenda abbastanza complicata tra Pasolini e la Federazione di Udine, ma comunque quel fatto che, insomma, chiunque, no, di fronte a un fatto del genere avrebbe in qualche modo preso le distanze, bene, non servì a far prendere a Pierpaolo le distanze da un partito che egli vedeva, va bene, come quella forza che in qualche modo poteva essere uno strumento di cambiamento per l'Italia, uno strumento per la creazione, per la fondazione di una società più giusta e migliore. Vabbè, tant'è vero che lui nel 1947 si iscrive al PC, diventa pure segretario di sezione, comincia a fare tutta una serie di iniziative, e poi c'è il fatto di Ramuscello, 1949, e c'è l'espulsione dal PC. E nonostante l'espulsione, guardate, è veramente paradossale, no? Se lui, evidentemente, questo non era una persona normale, perché una persona normale, insomma, prima i comunisti ammazzano il fratello, poi viene espulso proprio dal partito verso il quale tu ti sei avvicinato, non solo avvicinato, stavi diventando un dirigente di questo partito, stavi lavorando per questo partito, e viene espulso.
va bene? Ciò non servì, diciamo, ad allontanare lo sguardo, perché chiaramente Pasolini, dopo l'espulsione dal partito, non prende più la tessera del partito. Però le ragioni dell'espulsione? La ragione dell'espulsione, appunto, così viene scritto, insomma, il concordamento. Il partito comunista del 1949 era un partito bacchettone, sì. Diciamolo, un partito molto bacchettone. Quando si seppe che Pasolini era stato denunciato e posto sotto processo per i fatti sessuali, insomma, no? Cioè fatti che in qualche modo rivelavano la natura omosessuale di Pasolini, quindi c'era, diciamo, molta omofobia a quel tempo, ce n'è adesso, figuriamoci allora. Okay. Allora, per indegnità morale, questa fu la motivazione, indegnità morale, questa fu la motivazione dell'espulsione di Pasolini. E però, nel momento in cui, ovviamente, a causa del processo, non tanto dell'espulsione, Pasolini è costretto a venire a Roma, ebbene, rincontra il Partito Comunista nelle borghette romane. E non può non rincontrarlo, perché chi vede i comunisti all'opera nelle borghette romane, vede come si muovono i comunisti delle consulte popolari, per esempio, per organizzare il malcontento popolare, la rabbia popolare, le richieste popolari, le rivendicazioni popolari nelle borgate. E quindi è chiaro che Pasolini, piano piano, si riavvicina a questo partito, ne segue l'evoluzione. E badate, ancora una volta, no? Da parte del PC non c'è la medesima attenzione nei confronti di Pasolini, perché quando pubblica I ragazzi di vita, va bene, il primo a prendere posizione e a stroncare questo romanzo, va bene, I ragazzi di vita, che imponeva Pasolini come una voce nuova nel campo della letteratura e della narrativa in particolare, beh, chi sono? Sono i comunisti. Vale a dire Carlo Salinari, che era appunto l'intellettuale organico, direttore del Contemporaneo, critico anche molto famoso, tra l'altro aveva avuto un passato di partigiano, insomma era stato capo dei GAP qui a Roma, e quindi c'era un'autorità molto rilevante, e beh, dice no, questo non va bene, questo romanzo. Perché non va bene? Perché è scritto male? No, per carità, non dice che è scritto male, non dice che non ha uno stile, dice che però rappresenta il proletariato delle borgate in maniera errata, no? Come in realtà Pasolini, no? Con Ragazzi di vita intendeva porre all'attenzione uno strato popolare che col partito aveva dei problemi. Vale a dire il sottoproletariato. Il partito in quel momento non considerava la differenza, che era una differenza profonda, tra proletariato e sottoproletariato. E badate bene, la cosa paradossale, poi oltretutto, è che nel processo contro Ragazzi di vita, a prendere le difese di Pasolini sono due grandi intellettuali che comunisti non sono. Mentre i comunisti l'avevano praticamente stroncato, questo romanzo, a prendere la difesa di Pasolini sono un grande intellettuale cattolico come Carlo Bo, critico letterario, e un altro poeta grandissimo, Giuseppe Ungaretti. Sono appunto Carlo Bo e Giuseppe Ungaretti. Tra l'altro poi nel processo che appunto si svolse, no, su Ragazzi di vita, e che portò poi alla soluzione, insomma, alla rimessa in circolazione, alla soluzione di Pasolini dell'editore Garzanti, e poi alla rimessa in circolazione del libro, il difensore di Pasolini utilizzò i pareri espressi da Carlo Bo e Giuseppe Ungaretti, che invece parlavano bene di questo libro. Tra l'altro, ecco, appunto, questo tanto per farvi capire come, no, in questo percorso. Vorrei citare un altro episodio, perché poi Pasolini, ovviamente,
anche profondamente arrabbiato, profondamente deluso dall'atteggiamento dei critici comunisti nei confronti della sua opera, dimostrò con il secondo romanzo che per lui invece, no, nelle borgate romane non c'erano soltanto i ragazzi di vita che se ne fregavano altamente della politica e dell'attività politica, ci potevano essere ragazzi di vita che dopo aver fatto i ragazzi di vita magari trovavano uno strumento di riscatto proprio nell'attività politica. Ed è il tema del secondo romanzo, Di una vita violenta. Tommasino Fuzzilli doveva essere stato un petentone, diciamo, per alcuni anni, no? Un addirittura per fascista, tra l'altro, un militante fascista dell'MSI, trova il suo, come dire, momento di riscatto proprio nel momento in cui si avvicina al PC, nel momento in cui si mette al servizio della gente della sua borgata, salvandone parecchi dall'alluvione della Miene, va bene. Poi muore, sì, muore, però muore in qualche modo pacificato, in qualche modo riscattato, essendosi riscattato con le sue forze, va bene. E quello poi, cioè quel romanzo, i critici comunisti non potevano più, diciamo, fare a meno, come dire, di non prendere atto del fatto che Pasolini aveva una visione, no, del popolo delle borgate, del proletariato, del sottoproletariato, di gran lunga migliore, no, e più realistica che non appunto gli intellettuali comunisti, gli intellettuali organici. Va bene. E poi ovviamente questo rapporto continuò con alti e bassi, eccetera. Io mi ricordo però che, questo è un ricordo personale, che quando nel 1974 Pasolini partecipò ad una festa qui al Pincio organizzata dalla PGC e disse Pasolini, fu intervistato da personaggi che poi sarebbero diventati famosi come Gianni Borgna, Goffredo Bettini, Walter Veltroni c'era pure, e disse che in quella situazione dell'Italia del tempo, 1974, che poi lui ribadì quello che disse in quella festa anche nel famoso articolo del 14 novembre 1974, Io so, disse che in un'Italia, no, è profondamente corrotta, profondamente malata, profondamente avviata alla rovina, va bene, il Partito Comunista rappresentava l'Italia pulita, l'Italia onesta, l'Italia che invece si batteva per evitare il declino, la rovina, l'omologazione, eccetera. E lo diceva nonostante appunto avesse alle spalle, no, tutti quei momenti non belli, non positivi nel rapporto tra appunto lui e il partito. Bene, ci sono altre richieste, domande? Curiosità, ecco, in famiglia restiamo. Una domanda brevissima. Naturalmente tanti ringraziamenti per questo approfondimento interessantissimo. La curiosità mia è che effettivamente quello che diceva prima dei 28 anni in cui è riuscito a fare tutte queste cose è che molte volte mi è capitato, siccome poi c'è stata una sovrabbondanza, no, di interventi su Pasolini, di dire no, non ci vado perché tanto già ho sentito questo, e invece ho scoperto sempre cose nuove, sempre. Quindi questa ricchezza, veramente questa abbondanza è incredibile. Però anche mi incuriosisce la sua capacità di anticipare i tempi, cioè di dire, per esempio, anche quello che ha detto lei a proposito del sottoproletariato e del proletariato, che poi naturalmente è sempre stata una critica profonda da parte di tutti, il fatto che lui abbia anticipato i tempi e che quindi gli altri non lo capivano.
per esempio, anche le chiedo questo, ma è un anticipo, tutto sommato, dei problemi che la sinistra sta vivendo oggi, cioè di non aver valutato il sottoproletariato, di essersi forse un po' allontanata da quelli che sono i problemi reali della povera gente, dei poveri cristi, ed aver fatto forse troppo intellettualismo? I grandi autori, i grandi pensatori, i grandi filosofi, i grandi registi, e i geni sono sempre profetici, sempre. Sì, quindi, anche quando profetizzano cose tremende, cose cattive, insomma, anche quando profetizzano ecatombi. Ecco, in questo diciamo, Pasolini assomiglia veramente a certi profeti della Bibbia, insomma, che ne so, a Geremia, per esempio, no? Quando profetizza appunto l'ira di Dio, la folgore che si deve abbattere, deve distruggere, perché soltanto in questo modo è possibile purificare, insomma, il popolo da tutti i suoi peccati, dai suoi mali, insomma. E anche in questa sua capacità profetica si rivela l'ispirazione profondamente religiosa di Pasolini. Ecco, poi per quanto riguarda, diciamo, lo specifico, la domanda specifica, effettivamente, insomma, che dire, ha ragione, le devo dare ragione, insomma, anch'io sono convinto che, insomma, c'è stata una deviazione da quelle che sono e da quelle che dovevano essere, diciamo, le motivazioni profonde dell'esistenza della sinistra, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. Okay? Cioè, se la sinistra, e non parlo soltanto della sinistra comunista, ma della sinistra in genere, rinuncia a porre dei paletti, dei freni, a razionalizzare, no? Un sistema economico che è profondamente anarchico, un sistema economico che non produce soltanto ricchezza, cioè produce ricchezza per pochi, ma produce anche tanta, tanta miseria, tanta povertà. Ebbene, se una forza politica o più forze politiche, no? non orientano la loro azione politica nel porre freni, nel cercare di razionalizzare, no, di imporre dei limiti a questa forza così profondamente anarchica, ebbene è chiaro che, insomma, si arriva anche alla situazione attuale, a una situazione che può anche degenerare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. È chiaro che, come dire, io parlo della forza della sinistra, ma ovviamente comprendo tra le forze della sinistra anche la Chiesa, cioè, perché anche la Chiesa nasce dalle stesse ispirazioni. Cioè, il Vangelo che cosa ci dice? Ci dice di amare il prossimo tuo come te stesso. Ma chi è il tuo prossimo? Non quello che sta bene, va bene, perché quello che sta bene non ha bisogno delle tue cure. Ma evidentemente quello che sta male, quello che ha bisogno delle tue cure, quello che ha bisogno del tuo intervento, quello è il prossimo a cui, come dire, devi dare soccorso, accudimento, devi in qualche modo soddisfare i suoi bisogni, che sono molto spesso bisogni elementari, il bisogno di avere il pane, il bisogno di avere una casa, no? Il bisogno di avere un'istruzione, questi sono i bisogni. E se trascuriamo questi bisogni in nome, no, delle compatibilità di bilancio o delle compatibilità del sistema, perché non bisogna disturbare, no, le leggi ferree dell'economia, eccetera, e allora è chiaro che rinunci a te stesso, praticamente, alle tue profonde ispirazioni. Nell'affermare che la Chiesa è di sinistra, forse bisognerebbe distinguere tra la religione cattolica, dei testi, che è sicuramente di sinistra, e invece la Chiesa come strutture ecclesiastiche, che molto spesso si sono schierate dalla parte opposta. Sì, sì, ma infatti questo è un fatto. Cioè, io intendo quando, forse mi sono espresso male quando ho parlato di Chiesa, ma forse è meglio adoperare la parola Vangelo. Sì, no? Sì. Tanto per, come dire, dare un
una successione di caratteri. Il Vangelo e il Papa Francesco sono di sinistra, allora, quelli di prima no. Non so se vi ricordate, no, la leggenda del, San, del grande inquisitore nei Fratelli Karamazov, piuttosto Dostoevskij. Il grande inquisitore rappresenta la struttura, no, l'istituzione. L'istituzione che praticamente nel momento in cui riappare Gesù in mezzo al popolo, nella piazza principale di Siviglia, che fa? Lo arresta e lo porta in galera, no? E poi la notte... Che era un rivoluzionario. Esatto, l'inquisitore gli va a dire, ma che sei venuto a fare? Ma sei matto? Ma come? Tenevamo buoni questi sotto il nostro tallone, va bene, tu sei venuto e tu sei venuto a portare l'inquietudine, sei venuto a portare il malcontento, va bene. Ecco come, li abbiamo convinti che stanno bene anche se stanno male, e tu sei di nuovo a passo per dire loro guardate che state male, e quindi vi dovete ribellare. Ecco. Infatti il Papa Francesco per evitare di essere arrestato dalla Santa Inquisizione Vaticana è rimasto a Santa Marta, non si è mai trasferito. Comunque secondo vabbè, me allora, qualche altra curiosità? Bene, arrivo subito da lei, eccomi. E premetto che sono una grande ignorante e non ho mai visto Mamma Roma, però sono rimasta colpita e volevo sapere da lei se era solo una mia impressione oppure aveva anche un fondamento, e dell'immagine del ragazzo nella tavola di contenzione che mi ha ricordato moltissimo il Cristo morto di Mantegna. E siccome lei ha citato Roberto Longhi e il fatto che Pasolini ha anche studiato storia dell'arte con lui, volevo sapere se, visto che conosco poco i film di Pasolini, se non i più famosi, se ci sono molti rimandi di carattere artistico. Dappertutto, dappertutto. Cioè, tutti i suoi film mi sono rimandi alla storia dell'arte e in particolare alla storia della pittura. In tutti i suoi film. Noi possiamo vedere, diciamo, immagini che ci ricordano quadri di Pontormo, Rosso Fiorentino, ma lo stesso Caravaggio, sì, sì. No? Oppure Giotto, Goya, insomma, cioè, Pasolini aveva una profondissima cultura, no, di arte e di storia dell'arte. La sua aspirazione era appunto quella di diventare pittore, e nel caso non ci fosse riuscito, oppure ci fosse riuscito, in ogni caso di studiare storia dell'arte, diventare critico d'arte, aveva perfino scritto la sua tesi di laurea, no, con Longhi, con relatore Longhi, perché lui seguiva le lezioni di Longhi, poi perde questa nel suo, come dire, trasferimento da Bologna a Casalsa nel 1943, perde questa tesi di laurea e allora è costretto nel 1945 a chiedere la tesi a Calcaterra, professor Calcaterra di italiano, su Pascoli. Però ecco, rimane il suo rapporto con l'arte, con la pittura, rimane sempre, non lo perde mai. No? Ma anche al di là, diciamo, della sua opera, nei suoi rapporti con gli amici artisti, insomma, se lui praticamente non aveva soltanto amici tra i letterati, i poeti, i cineasti, ma quelli dei, i grandi pittori che popolavano, diciamo, l'ambiente romano erano tutti amici suoi, Guttuso, Vespignani, Vedova, eccetera, Calabria, tutti amici di Pasolini, tutta gente che, con cui Pasolini si vedeva, si frequentava, andavano a prendere il caffè, mangiavano nelle stesse trattorie, insomma, discutevano, si accapigliavano. Ma su questa, chiedo scusa, su questa visione appunto di Garofalo sul letto di contenzione, visto dai piedi, che ha fatto tutti quanti i commentatori hanno parlato del Cristo di Mantegna, visto dai piedi. Però lui invece parlava di un altro Cristo, Masaccio. Esatto. Lui non si è ispirato a Mantegna, ma a Masaccio. Però ci sta, ci sta questa
Tutti i, diciamo, i commentatori hanno visto Mantegna su questo. Perché sì, è quello più famoso. In questo caso io do ragione ai commentatori. Sì. Nonostante la smentita di Pasolini, do ragione ai commentatori. Ma, sì, perché... Ma poi, comunque, visto che ha citato Mamma Roma, c'è un'altra scena che secondo me è importantissima, una scena brevissima, è quando Mamma Roma, no, guarda lontano, e che cosa guarda? Guarda la cupola della nuova chiesa di San Giovanni Bosco. Esatto. E la vede lontana. Va bene? E questo sta a significare che nonostante il suo bisogno, no, di essere in qualche modo, no, aiutata, riscattata dalla religione, l'istituzione che dovrebbe rappresentare la religione è invece lontana. Lontana. Quello è bellissimo. Poi di lui è stato anche un pochettino vanitoso. Come pittore. Aspetta, se no non viene registrato, altro bene mi arrivo. Ecco. Come va, un pochettino vanitoso. Lui si è ritratto, sì, del Decameron come il nuovo Giotto. Sì, o meglio, come intendeva, e sono d'accordo con lei. Con il nuovo Masaccio, sì, e stava lì, era anche piuttosto burbero con i suoi collaboratori. È vero. Quindi lui si credeva proprio di essere un pittore, come in effetti lo è stato. Comunque, io vi consiglio di andare a vedere la mostra Pasolini, sì, pittore, che sta qui a Via, sì, Crispi. Sta in vari posti, veramente, no, in vari posti di... Calma, c'è stata la mega mostra, quella del ministero, finanziata dal Ministero della Cultura, che è divisa in tre location, vale a dire Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Barberini e il Maxi. Poi c'è un'altra mostra, no, che ha una location un pochino più misera, che è quella appunto della Galleria di Arte Moderna, non la Galleria Nazionale, ma la Galleria di Arte Moderna di Roma, Via Cristore. Va bene, quelle io la trovo più interessante rispetto alle altre tre. Quindi io vi consiglio di andarla a vedere, perché lì effettivamente questo aspetto, no, di Pasolini pittore si rivela pienamente, no? Perché ci sono opere sue e opere di pittori su Pasolini, e anche ritratti di altri pittori di Pasolini. Va bene? E dovete appunto notare come Pasolini avesse, no, non soltanto, diciamo, questo amore e questa passione per la pittura, ma anche avesse doti di pittore. Se ricordo bene l'immagine, quell'immagine del manifesto di Pasolini che si è fatto l'autoritratto, risente di Freud, di Beiselitz, cioè i contemporanei pittori suoi internazionali. Quindi lui era una spugna, sì, che però faceva del nuovo, si rimetteva sul nuovo, non ha avuto tempo per continuare su questa sua ispirazione, certo, pittorica, aveva troppo da fare. Sì. Però... Va bene, allora, se non ci sono altre, ringrazio il professor Silvio, sempre lezio magistrale, su tutte le volte diversa, tra l'altro, pur avendone fatte ormai tre, questa è la terza dell'anno, grazie a tutti, abbiamo fatto, devo dire, il Cinecirco Romano, grazie al professor Silvio, ha fatto... diciamo forse i più bei eventi cinematografici nel centenario della nascita dei Pasolini. Grazie professor Silvieto, grazie.